chiara. Michele, una domanda a te, perché so che per creare una boffa ci vuole un contratto, per la BV c'è uno statuto che determina quando fare il bilancio, quando si deve fare la riunione annuale. Voi come vi siete messi d'accordo? Perché il problema tra i soci è uno si ammala, uno non vuole lavorare, ci sono le ferie, chi fa cosa, c'è un altro lavoro, insomma, qualche cosa dovete accordare, no? Come avete fatto? Infatti noi siamo con tre soci e la domanda iniziale ovviamente è chi fa cosa. Nel nostro caso abbiamo dei compiti abbastanza complementari, ci sta una persona più esperta sul lato commerciale, mentre che io per esempio faccio i progetti, la consulenza stessa, e poi il nostro terzo socio fa pura ricerca. Tutto questo l'abbiamo stabilito in un Other Holders of Incomes. È questo documento qui, che mi sembra che non è obbligatorio, però che abbiamo fatto, è un contratto fra i soci di una BV in questo caso, dove abbiamo stabilito anche i ruoli, ma più che altro cosa fare in caso che un socio vuole andarsene via, dunque vuole vendere le azioni. Dunque, per esempio, nel nostro caso uno dei soci non può vendere le azioni a un'altra persona, ma li deve prima vendere a noi. Se poi noi non siamo interessati, si va avanti. Se abbiamo pure stabilito cosa dovesse succedere se uno dei soci viene a mancare, ma anche quando e come, quando tutti i soci lavoreranno per la BV, ma anche i conflitti di interessi e aspetti diciamo più pratici di come gestire l'azienda. Magari Chiara vuole approfondire. Sì, è l'Unlawful Sovereign Incomes, cioè il patto parasociale, quindi l'accordo sui soci in cui praticamente definiscono tra di loro i diversi compiti, responsabilità e anche per esempio, soprattutto perché sono in tre, anche le maggioranze ad esempio per quanto riguarda alcuni tipi di decisioni. E quindi sì, sicuramente è importante perché stabilire quindi le responsabilità interne, quindi mentre lo statuto riguarda soprattutto la posizione dei soci, degli amministratori nei confronti dell'esterno, il patto parasociale regola l'accordo tra i soci, le responsabilità interne. Quindi, e poi è più, diciamo, è abbastanza flessibile, perché comunque un contratto per modificarlo non occorre andare dal notaio, mentre per lo statuto è necessario ogni volta recarsi dal notaio, naturalmente, quindi eventualmente è flessibile come strumento se si intendono anche apportare delle modifiche. Nella vostra esiste, sì? Sì, cioè pure appunto dicevamo che non è richiesto dalla legge anche questo, c'è un contratto che pure infatti che è opportuno farlo, ha comunque sì valenza solo interna. Pensando all'imputo di prima, Michele ha lavorato con tutti gli aspetti, ha definito il personale, ha definito l'idea, ha pensato al capitale di cui lui non aveva bisogno essendo una ditta di consulenza, ha stabilito l'azienda e creato la BV. Adesso, cosa hai fatto? Il business plan l'hai buttato via? No, per niente. Analizziamo costantemente il mercato per vedere qual è il bisogno. E dunque da un'idea molto ampia di applicare questi modelli di simulazione in tanti differenti domini, abbiamo deciso di specializzarci più in due determinati campi e investire anche in questi prodotti per poter svolgere questi progetti di consulenza. I campi che abbiamo scelto è la gestione delle risorse e la gestione dei supply chain. Vedete un'immagine di un progetto che abbiamo sviluppato, che faceva parte di un programma di un risparmio governativo di mezzo miliardo di euro, e lì abbiamo calcolato il futuro di questa organizzazione per 15.000
impiegati che dovevano migrare da un tot di uffici a un numero di uffici molto più piccolo e specializzarsi in un determinato lavoro. Con questo modello siamo stati capaci di stabilire tutta la strategia di questa organizzazione nei prossimi anni per dare la possibilità a loro di poter gestire in modo più efficiente la migrazione. È la gestione dei supply chain. Lì abbiamo sviluppato nell'ultimo anno, abbiamo investito in un prodotto dove possiamo analizzare la produzione e distribuzione globale di grandi multinazionali, vedendo quale può essere la produzione ottimale nelle fabbriche, ma anche la rete logistica fra i vari centri di distribuzione. Possiamo ottimizzare per esempio quanto tenere in magazzino, come produrre, quando produrre, ma possiamo anche fare analisi di rischio, cosa fare in caso che ci fosse un terremoto per esempio, ma anche aspetti più positivi, per esempio investire in una nuova fabbrica, dove costruirla, come, quando, analizzare quale sarà l'impatto di questo su una rete di distribuzione, una rete di una multinazionale. Dunque noi ci siamo veramente adesso specializzati in questi due settori. Abbiamo la nostra azienda, adesso abbiamo assunto e assumiamo in futuro gente che sono più specializzati in questi settori, così il business plan pure è cambiato da essere molto ampio ad essere più specifico su questi due aspetti. Se mai scrivessi un libro sull'economia aziendale, posso inserire la tua azienda come esempio, perché tutto è un utopico come lavorate. Senti, come meta strategica aziendale, ci potrebbero essere delle differenze? Un socio vuole lavorare fino alla pensione dell'azienda, un altro vuole smettere a 40 anni e andare in pensione vendendo l'azienda. Voi andate d'accordo sulla strategia? Per fortuna finora sì. Però è vero che ci possono essere delle differenze. Parti di quando ci sono i conflitti che ci potrebbero essere, l'abbiamo discussi nell'anno Orders Over Incomes. Però ovviamente teniamo regolarmente dei meeting dove definiamo questa strategia, dove abbiamo anche definito in quale campi investire e come gestire l'azienda. Noi vogliamo mirare tanto sull'innovazione, siamo tutti persone con un passato accademico, abbiamo fatto tutti la ricerca, ma anche con un approccio molto applicato sull'industria. E quello che dunque la strategia che adesso usiamo è di svolgere progetti di consulenza, usare quel fatturato per investire nella nostra ricerca, che viene gestita attivamente dal nostro terzo socio, per poi avere una seconda fonte di entrate grazie alle licenze e il supporto del software che creiamo. E questo per noi è la strategia, questa è la nostra strategia in questo momento che seguiamo per far crescere l'azienda. Hai detto una cosa importante dal mio punto di vista, ed è: tu usi l'utile dell'azienda per creare questa riserva nel patrimonio netto per poter crescere. Questo è solo possibile in una persona giuridica che ha un proprio patrimonio netto. Ok, grazie Michele. E complimenti di nuovo. Voi adesso pensate, ma la fiscalità non conta, dobbiamo parlare di robe fiscali, noi ci abbiamo detto prima, ma se dobbiamo parlare di fiscalità, in genere la gente, le persone ci chiedono come pagare il minimo di tasse. E noi abbiamo detto, l'importante è di creare un fatturato che valga la pena, un utile di esercizio su cui si paga le tasse. Ok? Un minimo però vogliamo accennarvi. Ed è per questo che avevamo bisogno delle definizioni di persone giuridiche e persone fisiche. Le persone giuridiche, P
PV e NV pagano loro stessi la tassa sul risultato e si chiama Veloce Tasso della Tassa, in italiano è BS, che in Olanda arriva a 25% al di sopra di 200.000 euro. Le persone fisiche pagano l'Income Tax, l'IRPEF. Vuol dire anche la vostra, perché la vostra non c'ha il proprio utile. L'utile creato è passato subito ai soci ed i soci individuali pagano l'IRPEF, cioè le tasse sul risultato non ci azzeccano niente con la vostra. Il risultato esce ai soci, sono loro che pagano le tasse. La tassa personale del IRPEF arriva al 52%, è una tariffa progressiva. Se volete qua vedere qual è forse la soluzione che vi conviene, direi, se appena avete un risultato netto, poi ci vuole come una strategia fiscale, non è questo il posto e il momento per discutere. Detto questo, Michele ormai lo conosce da tanto. I dati personali di Chiara e i miei, e con questo passiamo alle domande.